per gli italiani Sanremo è un'icona, è la vera cultura della musica italiana, voglio dire, per loro Sanremo è tantissimo. Ecco, io mi auguro davvero che comincino dei Sanremo dove le canzoni diventino protagoniste. Un saluto da Roma. Ciao a tutti da Maria Grazia Regis, siamo a Sanremo, la giornata è splendida, soleggiata, ma dove siamo esattamente? Su una carrozza antichissima e stiamo passeggiando nel centro di Sanremo, esattamente in via Matteotti. Accanto a me abbiamo Enrico VIII. Ti chiami però tu? Io mi chiamo Isidoro Nadalini, vengo dal Friuli e facciamo il tour a Sanremo, artisti in carrozza. Ieri ero in veste di Enrico VIII. Oggi faccio J.R. Ah, J.R.! Pensavo che eri un Enrico VIII moderno io. Sì, è un Enrico VIII, ma oggi faccio altra parte, altri costumi, altri vestiti di J.R. Questa carrozza è... Ciao! Questa carrozza è originale asburgica, viene da Vienna. È stata restaurata da artigiani veneti. È trainata da 4 cavalli bianchi. Con questa carrozza noi facciamo le grandi sfilate, eleganze in carrozza, Villa Manin nel Friuli, Fiera Verona Cavalli. E per me era un sogno, ho ideato di venire qui a Sanremo perché per fare una cosa diversa, per rinnovare e offrire al pubblico qualcosa di speciale. E il consenso è stato straordinario, la gente, poi i gadget che noi abbiamo distribuiti, le degustazioni dei nostri prodotti del Friuli che hanno dato lustro e sono stati alla caccia. La borsa di Lignano Sabbiadoro, del Friuli, se si può dire, questi prodotti meravigliosi, i vini di Castelcosa, le gubane delle valli del Natisone. J.R., ti fermo un attimino, se no tu non mi dai tempo di parlare anche un attimino della tua presenza ogni anno qui al festival. Vieni qua per promozionare il tuo show, per esibirti. Oggi tu hai un'esibizione importante in Piazza Colombo, prima dei Nomadi, parliamo anche di questo, anche perché questa è area festivaliera e Sanremo è importante soprattutto citarla perché è la protagonista assoluta. È fantastico per me oggi essere qui a Sanremo, che ogni anno che vengo e mi rinnovo e sto bene tutto l'anno, è come una bella porzione di quelle cose proibite che vai e vai. E poi oggi in Piazza Colombo, nel Gran Teatro, nel palcoscenico, canterò prima dei Nomadi, un mix di 5 canzoni di allegria, di spensieratezza, perché diamo la carica, si dà la carica a queste persone un po' spente e la felicità di chi ha bisogno. Senti carissimo J.R., dunque tu come tanti cantanti anche tu avevi un tuo sogno nel cassetto, qual era? Quello di essere qua a Sanremo con una carrozza antica, 4 cavalli, esibizione prima dei Nomadi con 5 tuoi pezzi. Ciao J.R., salutiamo Sanremo, salutiamo tutti quelli che comunque ti seguono. Grazie infinite, un bacio a tutti e arrivederci al prossimo anno. Non so che sogno posso avere il prossimo anno perché devo riflettere, ma ci sarà una grande, grande sorpresa in un contro festival, che lo annuncio, un controversia speciale, tutto italiano, senza spendere miliardi. Allora senti, prossimo anno, prossimo sogno. Ciao a tutti da Maria Grazia Regis. Viva la vita, perché sei tu il vero amor. Viva l'amor, viva la vita, perché sei tu. Siamo in Piazza Colombo, sempre Sanremo, secondo giorno, dove siamo su una carrozza bellissima, antica, anche perché questa è la carrozza che porta i Sosia. In effetti accanto a me abbiamo Pavarotti, Casanova e la principessa Sissi e naturalmente Enrico VIII. Allora, una piccola intervista veloce a tutti quanti. Pavarotti, ogni anno tu sei qua, ogni anno rivivi il clima del festival. Sì, io sono sempre Gigi Nardini, il sosia di Pavarotti. Portiamo fortuna al festival e auguriamo veramente tanto sole e tanta felicità a tutta Sanremo e anche a tutti gli amici di Gianni Testa. Casanova, Casanova, dunque, quanti amanti hai fatto stasera? Ti farai stasera? Questa sera un numero imprecisato ancora, stanotte non mi ricordo, erano talmente tante che... La principessa Sissi è sempre sensibile come ai vecchi tempi? Sì, è vero. Enrico VIII, allora principessa Sissi, vogliamo farti un bel primo piano? Sì.
Non hai voglia di dire nulla. L'ha distrutta perché ha fatto la nota con Casanova. Ah, ecco, allora la nota di Casanova l'ha distrutta. Enrico VIII, a te il microfono. Ecco, grazie. Salve, buongiorno. È un giorno meraviglioso essere qui a Sanremo in questa veste di Enrico VIII. Rappresento il Friuli nel tour show Artisti in carrozza. Sogno, sogno, sogno. Vero, vero, vero. Sissi, l'imperatrice, è proprio qui e vi porta amore, pace e felicità. Gigi Nardini, il socio di Pavarotti. Viva l'amor, viva la vita, perché sei tu il vero amor. Viva l'amor, viva la vita, perché sei tu il vero amor. Ciao Sanremo. Grazie a tutti, ciao. Amore, pace e felicità. E viva Sanremo. Senti, un mito e una storia. Piazza Colombo, mercoledì. Cosa succede qua in questa grande piazza di Sanremo? Succede un concerto dei Nomadi ed è bellissimo, tanto per non smentirci, no? E della vostra mostra fotografica che è stata allestita al Palafiori? Beh, è tutto un insieme, la partecipazione a Sanremo, il concerto in Piazza Colombo, la nostra mostra della nostra storia, della nostra vita di 40 anni ed è bellissimo. Grazie per essere qua, grazie. Grazie a tutti, grazie dell'affetto. Dammi la mano, perché me ne ca solo. Sabes que solo no podré, sin ese hambre ninguno llegar a ser un hombre. Por un muñeco, un robot, bot, bot, una pequeña discusión, con un dedito y con un grito, al menos el José hace las partes. Quand les petits enfants font oh, quelle merveille, quelle merveille, mais quelle stupide je suis, moi je me honte aussi, parce que je sais plus faire oh. Et faire tout comme jamais envie, car les enfants n'ont pas de poils ni sur le ventre, ni sur la langue. Antenomo di tutte le radio, grazie. Questo è il senso della canzone. Bisognerebbe avere il coraggio, come dice Umberto Eco nel libro A Passo di Gambero, avere il coraggio di fare un passo indietro per farne due avanti. Il piccione è una metafora, è un uccello monogamo che riconosce una coppia sola nella vita, infatti due innamorati si chiamano piccioncini apposta per questo. Io faccio le canzoni, non faccio una ricerca sugli accordi perché, come diceva Mogol, come diceva Bigazzi, come dicevano i grandissimi autori di testi e di canzoni, è la melodia che deve girare. Gli accordi possono essere anche un giro solo. E qual era il seguito? Ah, e Ivan Graziani, io sono cresciuto proprio a musica italiana, Graziani, Ramazzotti, Carboni, Vasco, Rino Gaetano, Gaber, Battisti, insomma tutta musica italiana, quindi prima o poi diventerò povero perché mi hanno detto somiglia a Graziani, somiglia a Rino Gaetano, cioè certi versi anche a Vasco, diventerò povero prima o poi. State andando a vedere l'ultima serata del festival, quante serate avete assistito voi? Due serate, questa è mercoledì, martedì, giovedì sera. Avete avuto un momento di calo oppure per voi è andato tutto bene? No, è andato tutto bene, solo che noi stavamo su in galleria, quindi faceva molto caldo, solo per questo. Le vedevate bene le cose, avevate un po' di disturbo? Abbastanza, insomma è sempre un piacere stare all'interno. Da dove essere protagonisti tutti insieme, con Joe in questo momento, con Joe Panariello, no? Essere dentro e essere con lui. Certamente, comunque diciamo che essere nel festival è sempre un'altra cosa, insomma. Ecco. Da dove arrivate, che è importante farlo sapere a chi ci ascolta, soprattutto agli amici di BlaBla? Noi arriviamo da Cassino. Non a caso, signor regista, anche te, vero? Sì, sono la moglie ovviamente, anche io da Cassino. Sì. Auguri e buona serata. Questo è il tuo primo festival, hai coronato finalmente il tuo sogno a 26 anni, ma qui non leggo che la tua prima canzone. Cosa mi dici? Ma sicuramente arrivare al Festival di Sanremo è un grande obiettivo raggiunto, un sogno che si è avverato. Adesso è importante lavorare bene per il futuro. Progetti per il futuro? Sicuramente un album, stiamo lavorando sull'album e su un bel tour live, Steve, insomma, in giro per le piazze, delle belle cose, insomma. Vedo che a 15 anni, a posto di giocare con i giochini, come si fa solitamente, hai studiato jazz e pianoforte. Sì, è la mia passione, studiare musica, studiare pianoforte, studiare canto, quindi è diventato poi un lavoro con il tempo. Progetti invece? Il progetto prossimo sicuramente qui al festival fare bene,
fare bene, cercare di arrivare il più possibile avanti. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro, proprio da ieri è uscito il mio nuovo singolo, Un mondo senza parole, il mio primo singolo, e adesso siamo in operazione per fare effettuare l'album che uscirà verso fine marzo, quindi speriamo vada tutto per il meglio, incrociamo le dita. Commenti invece sui colleghi? Sui colleghi, ma sono tutti grandi artisti, quindi ci mancherebbe tanto di cappella arrivare ai loro livelli. Un saluto a tutti gli amici di Bla 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 da Monia Russo, ciao! Sky 7, Maria Grazia Regis, ciao a tutti, ciao. Voi nomadi, Beppe, senti, tu hai ancora un sogno nel cassetto, è quello di realizzare un concerto tra Modena e l'Emilia con gli artisti di quella regione, dunque vuoi anche conoscere Vasco Rossi, tra l'altro che non hai mai avuto l'occasione. No, volevo dire una cosa, diciamo che è un'idea mia, ascoltando un'intervista che hanno fatto Luciano Ligabue ad un emittente locale di Reggio Emilia, a Telereggio, il quale disse che gli piacerebbe tanto fare un concerto insieme ai Nomadi e a Zucchero. Io l'ho sentito e sto cercando di amplificare questa cosa qua, che sarebbe comunque bellissima. Penso che potrebbe essere una cosa realizzabile, anche perché l'Emilia è una terra veramente fertile, insomma, ce ne sono tantissimi, quindi sarebbe veramente bello. Non è un sogno sicuramente, perché non è sicuramente che vivo aspettando che venga realizzato questo sogno qua, perché sono arrivato fino adesso, per cui vado avanti ancora. No, ho capito, certo, ma comunque sarebbe bello, penso che non solo per noi, ma per tutta la gente. Grazie a te. Eccolo qua, riprendiamolo in tutta la sua bellezza, in tutta la sua grassezza. Devi sapere che Andy... No, Andy è un personaggio vero, non me l'immaginare... Non è un cartone. Raccontaci. Allora, brava, è un nuovo progetto editoriale che mi riguarda. Io sono anche un autore e anziché pubblicare il solito CD audio che non si vende più, come tutti ben sapete, cosa abbiamo deciso? Di pubblicare un DVD album. Sono 13 tracce musicali con tutta una storia in cartoon che dura 60 minuti. I file audio invece sono disponibili sul www.lorenzopiani.com. Senti. Chi c'è all'interno di è un uomo o una donna? Ah, questo è un mistero che rimarrà irrisolto. Sarà il mistero di Sanremo 2006. Handel è un uomo, intanto Handel rappresenta un uomo, è una marmotta, il quale ha una storia con un'ermelina che si chiama Handel, che è un'ermelina scandinava ovviamente. Lui italiano, bello, bello pasciuto, come vedi, mangia gli spaghetti. Lei magrissima, scandinava, bella, svedese, una cosa fantastica. E questa storia d'amore tra Handel e Helga, vivono tutta una storia particolare legata alla musica di questi 13 brani. 13 brani di musica con 13 video. Grazie, e vogliamo anche dire che il festival è anche Andy. Certo. Ciao. Anche a Sanremo si degusta il caffè d'Occhitto. Buonissimo, il caffè d'Occhitto si degusta anche a Sanremo e in ogni luogo genuino. Un saluto da Gigi Nardini, il sosia di Pavarotti, da Sanremo, e tanti auguri alla canzone italiana nel mondo. Filoni veste la tua casa in via Peppino Falese 810 a Cassino. In oltre 350 metri quadri di esposizione troverete tendaggi esclusivi, tappezzerie, biancheria, materassi e reti ortopediche, forniture per uffici e comunità, tappeti, salotti e mobili. Il più vasto negozio di arredi della provincia di Frosinone. Filoni veste la tua casa in via Peppino Falese 810 a Cassino. Telefono 25 991. A Gianni, qui stiamo veramente facendo dei grossi sacrifici io e te, con questi artisti. Ci stanno sempre dei problemi perché purtroppo i cantanti non si fanno intervistare, ma noi riusciamo sempre a cuccare. E quindi stiamo facendo delle belle cose. Ecco, siamo qua, abbiamo incontrato un personaggio. Vai, è un'amica mia. Abbiamo incontrato Anna, un personaggio incredibile. Tutti i personaggi. Ciao. Come vai qua a Sanremo? Io sto a Sanremo con Pumbo. Che piacere incontrarti. Posso mettermi di fianco a uno dei concorrenti? No, per carità. Non voglio dividere Anna dai suoi concorrenti. Lei è un portafortuna, sicuramente è un portafortuna anche per Sanremo. Hai visto il festival anche tu? Sì, diciamo, dicendo una bugia, dico di sì.
Ma io devo dirti una cosa, te hai incontrato nella tua vita i grandi dello spettacolo, io sbaglio? Sì, io sì, da Stallone a tutti conosco tutti. Anche Richard Gere. Buono, mi ha dato un bacio, non ho capito più niente. È veramente bello. Bello, sì, sono un bel personaggio. Non te l'ho detto. Non sapevo che ricordi, tutti i grandi attori, perché io lavoro nella discoteca Gilda di Roma e lì è frequentatissima di bella gente. Io sono un personaggio simpatico, me lo dico da sola, però sono modesta. Ma io non dico. Mi hai tolto le parole di bocca. Dai. Ma Gianni non sto, lo sai che è la verità. Quindi tutti questi grandi personaggi come hanno un bel feeling e vorrei qualcosa di più, ma non mi danno. Parlaci. Anna, tu comunque hai della tua maggior parte di fans, perché quando tu passi per le strade d'Italia, diciamo, perché oggi ti trovi a Sanremo, ti riconoscono molto e questo è il piacere. Ho deciso, quando vado a Roma, metto un negozio di aglio e cipolle, perché va per la maggiore l'aglio. Certo. E poi è, diciamo che è anche un portafortuna, no? Toglie il malocchio, no? Sto aglio. Ci proviamo tutto quanto, però io mi sto divertendo, siccome non sono una bambina e quello che mi sta capitando adesso a 65 anni è trovarmi a Sanremo, è un'esperienza stupenda. Auguro a tutti quanti, arriva all'età mia e divertirmi. Vai, va la vicenda, rialzare poco poco. Ti dico io quando entrare. Chi è? Il nemmeno ha fatto scopiore. Che è successo? C'era sul giornale che un regista assai geniale cercava Gerlo Fiona. Che occasione io pensai e subito mi approfondai, ma non feci in tempo, sapete perché? C'era la una donna a 19 anni, ti senti ormai già una sono donna. Un po' cresciuta, no, certo. Ma, vabbè, sei cresciuta in fretta perché insomma le tue coetanee non sono come te, diciamo che hai anticipato i tempi, certo. Te stai puntando a fare tanti altri festival. Oddio, questo è il quarto, io ho voluto prendere... Chissà 30 anni quante ne hai... Figurati. Però niente, abbiamo voluto prendere la vetrina di Sanremo soprattutto per ringraziare il festival, perché io sono nata dal festival e ero contentissima di presentare una canzone scritta da Mogol e proprio portarla qui, in questa vetrina che mi ha portato tanta fortuna. Qual è la domanda di prima? Prima di questa cosa qui? No, hai già risposto a tutte. Ok. Sì, dicevo, sicuramente questo mondo ti aiuta tanto a crescere. La domanda era, ti senti donna? Sì, brava. Ecco, mi sento donna? Sì, mi sento donna, però certo, ci sono quelle cose che ti fanno sentire donna al 100%, sia la famiglia, i figli, però secondo me è ancora presto, eh? Ho 19 anni, quindi facciamo le cose con calma. Grazie a te. Grazie.
naturalmente a tutti quelli di Sora. Beh, io do un saluto affettuoso a tutte le persone che vivono a Sora, i miei concittadini, quindi un bacione, e anche a tutti gli amici di bla bla bla. Rimani a Sanremo ancora qualche giorno oppure vai via subito? Beh, se non mi rimandano, ci rimango ben volentieri. Ci ritroviamo qua, niente di sbagliato, se c'è rimasto il saggio, può darsi sia passato di qua. Tratteniamo il fiato, giusto il tempo di intuire quanto ci vogliamo bene, ma che sapore ha? Per gli italiani Sanremo è un'icona, è la vera cultura della musica italiana, voglio dire, per loro Sanremo è tantissimo. Ecco, io mi auguro davvero che comincino dei Sanremo dove le canzoni diventino protagoniste. A bla bla bla, un saluto da Roma.